Se si vuole colpire un bersaglio a più di 30 passi di distanza, serve un sistema guidato. E questo, prima dell'avvento dei computer, significa ingegnarsi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni scienziati della Marina statunitense sono molto creativi. Credono di avere il congegno perfetto. La bomba guidata dal gatto è un'idea che è una di quelle cose che sembrano ridicole. Il ragionamento è semplice. I gatti odiano l'acqua. Così la Marina disse: caspita, potremmo sfruttare questa cosa. Ecco cosa si sono inventati i ricercatori ribelli. Il gatto è legato dentro alla bomba con un'imbragatura. La bomba viene lanciata da grandi altitudini sulle navi nemiche. Dato che il gatto non vuole bagnarsi, cercherà di guidare la bomba sulla nave. L'imbragatura è progettata in modo che il gatto, divincolandosi, muova la coda della bomba puntandola direttamente contro le navi giapponesi. Come prevedibile, l'idea non funziona per due semplici motivi. Primo, i gatti non hanno paura dell'acqua. E cosa più importante? La bomba genera una tale forza di gravità che il gatto perse i sensi. Perciò il sistema di guida venne subito a mancare. Il gatto bomba affonda senza lasciare traccia. Se qualcuno mi dicesse: senti, vogliamo far guidare i missili ai gatti per farli cadere sulle navi, perché ai gatti non piace l'acqua, gli darei un pugno in faccia e gli direi: sei un idiota.